oggi sono tornata con un mini vlog, cioè lo sto girando ma non so ancora se lo caricherò, boh, vedrò magari cosa uscirà fuori. Oggi è il mio compleanno e quindi insomma vi volevo portare un pochino in giro con me, insomma farvi vedere un po' la mia giornata di oggi. E sto uscendo oggi dopo più di un mese praticamente che non uscivo, insomma, per i problemi di salute che insomma avevo accennato negli scorsi video. Sembra con gli occhi storti. E ora sono in macchina che ho accompagnato mia madre alle poste, ma io l'aspetto qui. E fuori c'è un tempo a dir poco schifoso e sta facendo un diluvio pazzesco. Non so se riuscite a vedere qualcosa. Io sono in macchina e volevo farvi vedere il trucco, anche se le luci sono insomma quelle che sono, poi dalla fotocamera dell'iPhone. E l'ho fatto interamente con l'Iconic 3 della Makeup Revolution, che la sto adorando. Mi piace soprattutto il colore, quello che ho messo nella piega dell'occhio alla fine, insomma, che a vederlo qui sembra quasi un grigio nero, invece è un viola molto molto scuro con dei glitter rosa, è molto molto carino. Sulle labbra ho Sfilata di Neve Cosmetics, ma un pochino sbiadita perché ho fatto colazione adesso al bar, però insomma ha resistito più che bene. E poi oggi mi piacciono particolarmente i miei capelli perché ho ripreso a utilizzare una maschera che avevo comprato, cioè l'avevo già utilizzata tempo fa e l'avevo poi insomma accantonata, cioè l'avevo finita, l'avevo comprata e quella nuova non l'avevo ancora mai utilizzata, ed è una maschera dell'Omnia. Perché la gente mi guarda male? Ok. E rende i capelli di un morbido e di un liscio spettacolari. E poi oggi mi piace tantissimo il mio outfit. Sì signora, però non è che mi può fissare così. Io sono un po' in imbarazzo. Non se ne va. Ok. E mi piace tantissimo questa collana che ho preso su ByCoins. Ho fatto più di un ordine, ho fatto diciamo un grande ordine con piccoli ordini, insomma, non so come spiegarvi, per non farmi arrivare la dogana, insomma. Più di un mese fa e mi stanno arrivando a pezzi, quindi quando mi arriverà tutto vi farò sicuramente il video perché ci sono delle cose carinissime, tra cui appunto questa collana che l'ho messa con questo maglione bianco di H&M e sotto, visto che è un po' trasparente il maglione, ho una canottiera rosa fluo che si intravede, non so se la vedete voi. Insomma è carina perché riprende anche i colori della collana. Che vi posso dire? Volevo andare alla Coin. Perché il giorno del proprio compleanno con la tessera Coin ho il 10% su tutto e se non ho capito male anche nel corner della MAC, e quindi volevo autoregalarmi un rossetto, non so ancora bene cosa, ma non so sinceramente se riuscirò ad arrivarci perché è davvero tutto bloccato. Il signore sta tagliando perché mi continua a guardare mentre io parlo come una scema con il telefono, ma va bene così. E quindi non so se riusciremo ad arrivarci, tanto insomma il 10% sul rossetto MAC sarà nemmeno un euro e qualcosa forse, quindi non è che c'è questo gran risparmio. Però sono contenta perché mi arrivano 3.000 email di tutte le newsletter a cui sono iscritta, io prendo una mail solamente per queste cose, e mi stanno arrivando tantissimi email di promozioni, sconti, riservate apposta per il compleanno. Poi magari ho pensato di fare un video apposta, che se c'è qualcosa che vi interessa vi iscrivete e per il compleanno insomma ne potete approfittare. E niente, ora invito il signore a fare il vlog con noi perché tanto ormai mi sta fissando da 4 minuti, ok? E vi aggiorno dopo. Un saluto. È muta, poverina. Dai, guardate un po' qui. Ta-da. Ma non vi svelo cosa c'è dentro perché in realtà forse lo so, forse no, è il regalo di mamma. Cinecittà 2, abbiamo fatto un po' di shopping. Allora, ho preso qualcosina, non posso dire troppo perché il mio ragazzo vedrà questo video, quindi non posso dirvi molto. Ciao amore. E
fatto un po' di shopping da H&M, penso che metterò, comunque avrete visto gli spezzoni dentro il camerino, che già io non sono una smilza, no? Quel cacchio di specchio ingrandiva in una maniera impressionante, sembrava una balenottera. Però va bene, io ho preso qualcosina e poi magari a casa vi faccio vedere meglio. E ora andiamo a casa a mangiare. A dopo! Eccoci qui, è sera, abbiamo già cenato e volevo far vedere un po' i regalini che ho ricevuto. Ho qui il mio aiutante. Dai! Allora, passami le cosine. Come prima cosa, come vi avevo fatto vedere nel vlog, c'era questo pacchettino carino carino dei miei genitori, con dentro un rossetto MAC ed è il Fusion Pink. E ve lo faccio vedere, ed è bellissimissimissimo. Non lo provo adesso perché insomma non mi sembra il caso. Ve lo farò poi vedere meglio in seguito. Ed è questo colore qui. Sembra un po' più chiaro dalla videocamera. In realtà è un rosa con una punta di corallo all'interno. È davvero molto molto particolare e bello. E lo adoro. Ti piace? Non l'ho visto addosso, però. Non so, domani te lo faccio vedere. Mm. Poi. Ta-da! Allora, questo qui. Dove sei? Ma perché a me non voglio dimenticare qua? Infatti è un così. È uno dei regali. Allora, faccio vedere. Il. Mi viene andando dall'altro lato. Il fiocchettino è un altro regalo dei miei genitori. Tutto il resto, quindi bracciale e questi tre charm, che sto facendo un casino, non mi riesco a regolare, sono un regalo del mio amore. E c'è questa pallina qui che ha degli intrecci argente con i brillantini. Non so se rende, ma è veramente bellissimo. Questo pendente qui con i due cuoricini incastrati e quest'altra pallina qui che è tutta quanta rifinita e lavorata con diciamo, come posso dire, delle pietrine turchesi, sì. Ed è davvero bello. E poi c'è il classico bracciale, insomma, e quindi sono super contenta perché mi piace tantissimo e cioè trovo proprio che sia bellissimo il bracciale Pandora, cioè il fatto di un bracciale totalmente personalizzato. Ed è bello bello. Tra l'altro vi lascerò magari qualche fotina, perché ho fatto qualche foto bella torta e non ci sono fatti manco una foto insieme. Avevi fame. Sei vergognoso. Tu sei vergognosa, avevi fame. Sono molto triste. Anche io. E mi hanno fatto trovare, anzi mio amore, mi ha fatto trovare questo ciondolo con i due cuori proprio sulla torta. Insomma, vi lascio la foto così rende un attimino meglio. E poi ho ricevuto dei soldini con cui farò tanto shopping. E niente, è stata una bella giornata. Ringrazio ancora tutti quanti anche per gli auguri che ho ricevuto su Facebook, Instagram, Google Plus, ovunque. E è andata via la luce. E niente, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.